Esistono quasi 200 nazioni nel mondo. Immagina di poterle visitare tutte viaggiando in auto lungo un'unica strada che raggiunge ogni angolo del pianeta. Con calma però, per un viaggio simile bisogna prepararsi bene. La Terra ha una circonferenza, l'equatore, di quasi 40.000 km. In aereo, alla velocità del suono, ci vorrebbero circa 33 ore per fare un giro completo. Ma sfortunatamente non hai un aereo privato a tua disposizione, soltanto un vecchio ma affidabile furgoncino. Mantenendoti alla velocità di 100 km orari, completeresti il tuo viaggio in circa 2 settimane. Ma bisogna calcolare anche le soste per dormire e mangiare e il traffico. E c'è un'altra cosa ancora. Non guiderai certo lungo una linea retta. L'unica strada che esiste al mondo fa un sacco di giri e di curve. Vista su una mappa, sembra un insieme di caotiche e imprevedibili spirali. Perciò forse ti conviene lasciare a casa il furgoncino e optare per un bel camper con tutte le comodità. Ti servirà anche un bel po' di denaro per il carburante, ma su quest'unica strada globale si può viaggiare solo con veicoli elettrici e le stazioni di ricarica sono molto economiche. Allora partiamo? Allaccia la cintura, metti in moto e via! Per cominciare dovrei raggiungere la più vicina città da cui imboccare la strada globale. Eccola lì, un'autostrada a centinaia di corsie. Ogni auto lungo la strada mostra con orgoglio la bandiera del proprio paese, in un gran chiasso di clacson e urla in lingua diverse. Ma non è solo la strada ad essere incredibile, lo è anche la città lì accanto. Normalmente i turisti e i pendolari preferiscono alloggiare in alberghi appena fuori da una città, ma qui nel tuo mondo tutti scelgono di stare in centro. Ogni nazione vuole fare bella figura agli occhi dei viaggiatori stranieri ed ognuna delle città globali è decorata di monumenti, palazzi e parchi spettacolari. Naturalmente i prezzi delle case sono alle stelle, specialmente nelle capitali, le più vicine all'autostrada mondiale. La strada è delimitata da un'alta parete trasparente. Se vorrai soggiornare in qualche città, dovrai uscire dall'autostrada e superare il posto di blocco. Molto più comodo del vecchio mondo, quando si doveva fare la coda alla dogana tra un paese e l'altro. Ora la strada globale ha unito il mondo intero, cancellando confini e restrizioni. Sotto l'asfalto sono installati sensori elettronici per regolare il traffico e far rispettare le regole. Se un automobilista supera il limite di velocità consentito, i sensori invieranno impulsi elettrici che fermeranno la sua auto. Visto che tutti i veicoli sono elettrici, l'autostrada è costellata di stazioni di ricarica per non correre il rischio di restare a piedi. I primi giorni di viaggio scorrono tranquilli. Guidi attraverso splendidi panorami, ogni tanto incontri qualche rallentamento, ma il traffico per lo più scorre. Ogni tanto ti compri da mangiare oppure ti fermi in qualche autogrill. Visto che ora questa autostrada è l'unica al mondo, gli autogrill sono degni dei migliori ristoranti stellati, ma per fortuna non altrettanto costosi. Supponendo di iniziare il viaggio dal Nord America, la tua prima destinazione sarà il Sud America. Attraversi tante splendide città, vai alla scoperta di culture diverse e intanto non vedi l'ora di affrontare la parte più spettacolare del tuo viaggio, il passaggio intercontinentale. Dovrai attraversare l'oceano. Ma nel tuo mondo i paesi si sono uniti nell'enorme impresa lunga interi decenni. La costruzione di un ponte che collega l'Africa all'America del Sud. Il ponte sembra non avere mai fine, migliaia di chilometri costruiti a decine di metri sopra l'oceano, sorretto da immensi piloni ancorati sul fondale dell'Atlantico. L'oceano si mescola al cielo azzurro e a te pare quasi di volare più che di guidare in autostrada. Tra l'altro, sul ponte non ci sono le pareti trasparenti a bordo strada, nulla ti blocca la vista. L'attraversamento sarà lunghissimo e bisogna sempre fare attenzione al limite di velocità. Per qualche decina di chilometri, infatti, gli automobilisti potrebbero facilmente distrarsi davanti a quell'incredibile spettacolo. Perciò i sensori elettronici impediscono alle auto di accelerare oltre i 100 km orari per ridurre il rischio di incidenti. Con il tuo camper ti immetti sulla corsia di sinistra e ammiri l'oceano. Vedi dei gruppi di delfini che saltano allegramente tra le onde e una gigantesca balena che nuota in lontananza. Il tempo passa e arriva il tramonto. La bellezza di quel panorama ti toglie il fiato. Molti veicoli accostano e si fermano ai lati della strada, la gente scende per fotografare l'immensità dell'oceano nell'ora dorata del tramonto. Di sera però arriva una tempesta. L'oceano ruggisce infuriato, onde enormi si infrangono sui piloni del ponte, le gocce arrivano a sfiorare le auto. Ci sono tuoni e fulmini, ma nessuno li teme.
Lungo tutta la strada sono installati dei parafulmini. Alla fine la tempesta si allontana e tu continui a guidare, mentre sul mare vedi navi a loro volta dirette verso l'Africa. Pensi di poterle battere in velocità, ma ecco che ti si para davanti un grosso ingorgo. Lungo la strada attraversi varie piccole isole, tra cui Tristan da Cunha, un piccolo arcipelago vulcanico, uno dei luoghi più remoti del mondo. Dall'autostrada partono diramazioni che collegano ognuna delle isole. Lo svincolo è intasato di auto dirette da quella parte. Dopo qualche ora, finalmente, il traffico diminuisce. Sei al volante da un giorno intero. Devi riposarti, quindi accosti e ti fermi a dormire nel tuo camper. Al mattino ti svegli col rumore dei gabbiani. La loro presenza ti fa capire che la terraferma ormai è vicina. La brezza del mare lascia il posto ad un caldo umido. L'oceano alle spalle, ora attraversi la savana, da un capo all'altro dell'Africa. Per strada ammiri leoni, elefanti e giraffe e ti prendi pure una bella tintarella. Alla fine percorri un nuovo ponte che ti conduce in Madagascar. Qua decidi di passare un po' di tempo alla scoperta della sua fauna, unica al mondo. Da lì ritorni in Africa e poi sconfini nella parte più corposa del tuo viaggio, l'Eurasia. Visiti tutti i paesi europei e poi ti dirigi verso l'Asia e verso l'India. In ogni paese che attraversi ti fermi per un po'. Nel frattempo hai venduto il tuo camper e ne hai comprato uno nuovo. Ormai hai perso il conto dei giorni in cui sei stato in viaggio, ma di sicuro dal momento della tua partenza è passato almeno un anno. Prossima tappa, l'Australia, passando prima in Thailandia, Vietnam e Indonesia. Poi arrivi fino in Nuova Zelanda. Laggiù, l'autostrada globale fa un'enorme inversione che riporta nell'Eurasia, attraversa la Papua Nuova Guinea e le Filippine. Te la sei spassata su spiagge tropicali, hai fatto belle nuotate nell'oceano, tante nuove amicizie con la gente del posto e ormai ti senti davvero un cittadino del mondo, non di un solo paese. Ma ancora non ti basta, vuoi vedere qualcosa di diverso. Allora imbocchi l'autostrada verso nord. Percorri tutto l'estremo oriente asiatico, col panorama fuori che cambia drasticamente. Da queste parti la strada attraversa pianure innevate e foreste di conifere. Ogni giorno incontri forti nevicate lungo la via. Ma per fortuna dei sensori termici sotto l'asfalto sciolgono la neve, quindi puoi procedere senza paura di rimanere bloccato. Dato il clima rigido, poche persone si fermano da queste parti e così tiri dritto fino al mare dei Ciuchi. Da lì parte un altro ponte, ma per attraversarlo bastano un paio d'ore. Al di là si vedono le coste scoscese dell'Alaska, ormai sei di nuovo in Nord America, ma non resisti alla tentazione di seguire la strada fino in Groenlandia, uno dei punti più spettacolari di tutto il tuo viaggio, attraversi vallate sommerse da immensi ghiacciai. Alcuni sono talmente grandi che l'autostrada li attraversa all'interno. Quei tunnel scavati nel ghiaccio ti mettono un po' paura, ma alla fine prosegui senza problemi fino al prossimo ponte. L'ultimo ponte del tuo lungo viaggio ti riporta finalmente da dove eri partito, più di un anno prima. Un viaggio memorabile, finalmente giunge al termine.